Bentornati a Video Top, pronti per il teatro e che teatro, perché si parla di un musical, La Voce del Silenzio, testi bellissimi con Paolo Limiti, una grande coreografia di Anna Rita Larghi e un cast eccezionale. Tutto questo raccontato da Paolo Vitale di Central Palc. Troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. Lo spettacolo è La Voce del Silenzio, che a me piace raccontare come racconto in danza, cioè è uno spettacolo di danza che però racconta una storia, quindi la trama è ben comprensibile e la cosa che noi ci siamo insomma prefissati era quella di riuscire ad arrivare a tutti gli spettatori, quindi anche a chi non ama il balletto. E il complimento più bello che ci fanno è: io non so nulla di danza, ma mi è piaciuto tantissimo, mi avete emozionato, mi avete catturato. E da cosa è nata? L'idea è nata appunto dalla mia necessità di coreografa di riuscire ad arrivare veramente a tutto il pubblico e quindi di raccontare col mio mezzo che è la danza. Quindi ho chiesto a Paolo di darmi le sue canzoni, Paolo Limiti, con cui ho collaborato tanti anni in televisione e che è un autore fantastico e che è arrivato adesso. Quindi Paolo mi ha fatto ascoltare, io lo dico sempre, tante canzoni bellissime, lui ha scritto delle canzoni meravigliose. Io ne ho scelte 18 che si prestavano alla storia che avevo in mente e quindi da qui è nata La Voce del Silenzio, che è appunto un racconto in danza. Le canzoni sono bellissime, sono cantate in questo caso da interpreti diversi, abbiamo usato le registrazioni originali, quindi c'è Mina, Giovanna, Alessandra, Ornella Vanoni, Alina Schierdo. Voglio dire che la cosa mi colpisce molto perché avevo visto lo spettacolo precedente di Anna Rita che era molto bello, si chiamava The House, c'eravate tutti voi dentro in questa cosa qui ed era bellissimo, mi ha colpito talmente tanto che mi è rimasto impresso. Quando lei ha detto: sai, ho pensato di fare una cosa con le canzoni italiane, dico: allora facciamola con le mie, facciamola con le tue, e abbiamo fatto questa operazione. Devo dire, è stata una lunga scelta perché poi abbiamo guardato questa no, quell'altra sì, e devo dire che lo spettacolo adesso con i testi italiani, ovviamente perché le canzoni sono italiane, è ancora più forte secondo me, perché si può capire bene fino in fondo quello che succede, perché è veramente, come hai detto, un racconto a balletto, quindi un racconto tutto cantato a balletto, cioè dove si segue i movimenti, le situazioni, la musica e le parole. E poi ha fatto tutto lei, ha fatto assolutamente tutto Anna, la storia, come crearla, come cucirle, quali erano le canzoni che dovevano entrare, eccetera, e tutto sulle sue spalle. Quindi devo dire, sono spalle sicurissime, perché l'ho detto, quando mi dicono: sai, a New York adesso c'è un nuovo spettacolo di Susan Stroman, io dico sempre: noi ne abbiamo uno adesso con Anna Rita Larghi. Per cui secondo me il paragone è esattamente questo, giuro, parola di Lupetto. Ma perché poi le canzoni sono veramente bellissime, sono tutte delle piccole storie, quindi intrecciare la storia poi con suggerimenti delle canzoni di Paolo è stato veramente facile, sono tutte una più bella dell'altra, non dico perché Paolo è qui, ma perché sono veramente bellissime. E poi un'altra cosa, loro dovreste vedere come sono meravigliosi, meravigliosi, avete la vedete insieme, perché io sono sempre a bocca aperta quando li vedo. Ho avuto anche il coraggio spudorato di dire a Anna: fai, insegnami due cose per fare un giochetto ballato, eccetera. Ho capito ancora di più quanto sono bravi, perché non si riesce a fare niente di quello che vale, niente. E appunto, e quindi qui abbiamo i nostri 10 che sono dei meravigliosi interpreti, quindi quello che amo particolarmente di loro è che oltre a danzatori sono anche attori, cioè riescono con il gesto veramente a comunicare, a fare capire la storia, che non ha parole ma è solo attraverso il linguaggio del corpo, del gesto e del balletto. E ci tengo a sottolineare ancora di più che è uno spettacolo veramente per tutti, quindi non solo per gli appassionati del balletto. Non lasciatevi trascinare dal manifesto dove sono tutti nudi, ah. perché nel manifesto non si vede niente, là si vede tutto. Non è vero, è un simbolo, è il simbolo di quando si spoglia dei, così, delle sovrastrutture, di tutto, insomma, quindi è un simbolo.